Dopo le inaugurazioni fatte ieri all'ospedale di Giulianova, dove il sindaco Costantini ha voluto rimarcare il lavoro portato avanti negli ultimi anni per il rilancio del nosocomio costiero da parte di Comune, Regione e ASL, attaccando sia l'opposizione comunale che sta organizzando una manifestazione in programma per sabato alle ore 16 per il rilancio dell'ospedale, sia l'ex giunta regionale D'Alfonso che a suo avviso aveva fortemente depotenziato la struttura sanitaria. Oggi è arrivata la replica delle parti chiamate in causa. Dopo i sacrifici della giunta Chiodi prima e della giunta D'Alfonso poi, l'Abruzzo esce dal commissariamento della sanità. Poi arrivano le elezioni del febbraio 2019 e lì Marsilio, il centrodestra, Laverì promettono una serie di iniziative su tutto il territorio regionale. In particolar modo su Giulianova promettono un ospedale di primo livello. Ma poi arriva la verità. A luglio di quest'anno la giunta regionale approva la delibera sulla nuova rete ospedaliera e per Giulianova non c'è assolutamente previsto l'ospedale di primo livello. Queste sì sono le bugie di Marsilio, della Verì e dei suoi che hanno offeso la sanità teramana, giugliese in maniera particolare. Il sindaco fa confusione e non so quanta competenza abbia per occuparsi di materia sanitaria. Ieri ha definito l'inaugurazione di nuovi reparti, quello che hanno fatto ieri, in realtà quelli sono servizi e non sono reparti, è ben altra cosa, c'è differenza fra gli uni e gli altri e esistono da sempre. Io faccio il medico di base a Giulianova da 40 anni, esistono da sempre, quindi inaugura il giorno prima della manifestazione qualcosa giusto per far vedere che fanno. Vorremmo anche dire che ha accusato noi della manifestazione come quelli che sono responsabili della decadenza dell'ospedale Giugliese. Allora, precisiamo questo: la sinistra unita a Giulianova ha mantenuto sempre tutti i reparti che dagli anni 70 erano stati aperti, e cioè ostetricia ginecologia, urologia, otorinolaringologia, pediatria. Questi quattro reparti fino al 95, anno in cui io sono stato sindaco in questa città, c'erano tutti. La sinistra unita è riuscita a conservarli. La progressiva spogliazione è avvenuta successivamente col centrodestra e col centrosinistra. E la manifestazione di domani è messa in piedi dal cittadino governante che da sempre lotta per questa prospettiva dell'ospedale di Giulianova e per la sanità teramana complessivamente e da altre forze che non fanno parte del centro-sinistra. Il PD, infatti, la cartina di tornasole è questa: il PD non partecipa a questa manifestazione e ci rammarica molto questo fatto, perché dovrebbero capire che finalmente dovrebbero mettersi in linea con quelli che sono i bisogni e le istanze del popolo giugliese e della comunità di 150.000 abitanti, che è il bacino d'utenza dell'ospedale di Giulianova.